Preservativi gratuiti in discoteca è l'iniziativa promossa dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con la discoteca El Pavo Real. Da questo fine settimana uno dei più frequentati locali dell'area fiorentina diventerà anche la sede di un percorso informativo e preventivo sulla sessualità sicura, volto a coinvolgere i più giovani. Dall'apertura del locale alle ore 23:30 i ragazzi che accettano di partecipare al progetto saranno coinvolti in attività come brainstorming e un questionario dal nome Sexuality Quiz, attraverso il quale si cercherà di indagare il loro livello di conoscenza su contraccettivi e malattie sessualmente trasmissibili. Mettitelo in testa, ti aiuta a prevenire malattie sessualmente trasmissibili, il motto dell'iniziativa. A distribuire volantini e profilattici anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e la vice sindaca, Ilaria Belli. L'obiettivo è rendere meno oscuro ai giovani il complesso mondo della sessualità, troppo spesso argomento tabù della nostra società. Infatti le ricerche più recenti ci dicono che sul nostro territorio sono ancora pochi i giovani che utilizzano il profilattico e che c'è poca informazione sulle materie sessualmente trasmissibili a partire dall'HIV. I dati emersi da una ricerca condotta da Ars Toscana nel 2018 parlano chiaro. Soltanto il 58,4% dei ragazzi intervistati dichiara di aver utilizzato il profilattico nel corso dell'ultimo rapporto sessuale. Proprio per questo, fuori dalla discoteca saranno presenti anche gli stand informativi della cooperativa sociale COP21 e del Comitato Nazionale Comunità d'Accoglienza Federazione Toscana, punti dove i ragazzi potranno procurarsi tutti i dépliant esplicativi sulla materia e contare sull'assistenza degli operatori.